Siamo all'anteprima di Nine con Monica Scattini, che fa parte del cast italiano. Monica, chi è il tuo personaggio? Ma io sono la direttrice della pensione dove si rifugia Penelope Cruz, che è venuta a trovare Daniel Day-Lewis, che è il suo amante. E quindi insomma io ho a che fare con loro due, che non è male, insomma, voglio dire, soprattutto Daniel, è stato un incontro anche per lui, perché lui è un'attrice meravigliosa. Che impressione ti ha fatto partecipare a un musical americano e poi lavorare con attori di questo calibro? Mi è ovviamente piaciuto da impazzire, anche se appunto la mia è una piccola partecipazione, però comunque insomma è un grande film e quindi mi fa molto piacere. Purtroppo non ho potuto né cantare né ballare, cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però ecco, ho lavorato con, appunto, vi dicevo prima, Daniel Day-Lewis, che è un attore straordinario, perché insomma proprio è secondo me il migliore che c'è in circolazione come uomo, diciamo, e anche come persona è molto caro. È stato un piacere perché è molto concentrato, addirittura a un certo punto, finita una scena, è venuto lui da me e mi ha detto: grazie, sei stata così brava che mi hai molto aiutato. Ho detto: senti Dani, questa la devo registrare, perché se la racconto ai miei amici in Italia non ci crede nessuno che tu ringrazi me, questo mai sono io che ringrazio te. Ma sai, ecco, per dire che persona carina, che è molto disponibile. Se un giorno ti dovessero proporre un altro musical, che ruolo ti piacerebbe interpretare? Beh, quello magari che ha fatto, non so, Kate Hudson, cioè piacerebbe ballare e cantare, ecco, sì. Ma ce ne sono tanti di bei musical, mi piaceva molto, beh, Sweet Charity, molto, mi piace molto, ma ce ne sono migliaia, insomma, adesso in questo momento non mi viene in mente nessun altro in particolare, ma insomma, sì, mi piacerebbe molto, io amo molto cantare e ballare. Grazie Monica. A voi. Ciao.